Buongiorno Giancarlo, benvenuto come sempre al nostro appuntamento in cui affrontiamo temi di stretta attualità politica ed economica. Questa volta ci focalizziamo proprio sul primo aspetto, quindi la questione politica che riguarda ciascuno di noi italiani ed europei. Mi riferisco chiaramente alle elezioni europee che si sono tenute nel weekend dell'8 e 9 giugno. E che hanno visto, possiamo andare subito al dunque della questione, una vera e propria avanzata della destra, un trionfo per le destre europee in Italia e non solo. Pensiamo al terremoto politico che ha coinvolto Francia e Germania, due superpotenze, perché fino a prova contraria, da sempre nel contesto anche dell'Unione Europea, Francia e Germania sono due realtà chiavi, cruciali, ecco, si scoprono evidentemente fragili. Io vorrei un po' tracciare le fila di quanto successo e delineare un po' quello che potrebbe essere il futuro del Parlamento europeo e della situazione in generale politica dell'Unione europea. Quindi ecco, c'è già chi parla di sovranismo, chi insomma in qualche modo sta già mettendo le mani avanti, temendo una sorta di avanzata della destra estrema alla luce dei risultati ottenuti in diversi paesi, c'è chi invece sottolinea il fatto che il risultato è puro frutto della democrazia. Chi è andato a votare, nonostante l'alto tasso di astensionismo, ha scelto liberamente di votare per le forze di destra. Sottopongo a te questo spunto e in primis mi focalizzo sulla questione italiana. Giorgia Meloni dimostra di essere a capo del governo più in forma dell'Unione Europea perché il risultato è schiacciante. Elly Schlein dall'altro lato comunque esulta dimostrandosi partito alternativo alla destra, la Lega viene superata addirittura da Forza Italia. Ecco, come vedi questa situazione nel nostro paese? Beh, l'Italia è quella che direi ha avuto il minore scossone da queste elezioni, perché hai detto bene per Francia e Germania, ma in particolare il Belgio che ha avuto un vero e proprio terremoto, il primo ministro ha dato le dimissioni in lacrime, quindi una situazione molto particolare perché sappiamo che il Belgio, nonostante non sia un stato enorme, però è nettamente diviso in due parti e questo è un problema che si ripercuote da decenni, se non da secoli. Comunque, arriviamo, come hai detto giustamente, subito all'Italia. L'Italia, dico, non ha avuto grosse scossoni perché dopotutto il partito al governo, insomma il partito di maggioranza, naturalmente mi riferisco a Fratelli d'Italia, diciamo che ha tenuto perché è vero che percentualmente è anche salito di 3 punti percentuali, ma se poi andiamo a vedere il numero dei voti sono diminuiti proprio perché è aumentata l'astensione. È chiaramente un segnale positivo perché normalmente i partiti di governo, soprattutto nella prima parte della legislatura, dovendo prendere delle decisioni normalmente impopolari, perdono anche consensi. Quindi il fatto che Fratelli d'Italia non abbia perso consensi è un fattore positivo, però non possiamo dire che Fratelli d'Italia abbia avuto un exploit avendo più o meno ho ricevuto 700.000 voti in meno rispetto alle politiche. Bene, il Partito Democratico, a mio avviso, in particolare perché il Partito Democratico ha puntato molto su queste elezioni, cioè gli ha dato un grande risalto alle elezioni. Chiaramente c'era l'esame Schlein, ma all'esame Schlein si sono presentati in tanti, cioè tante persone, faccio l'esempio, Bonaccini, che insomma sappiamo essere una persona che comunque le sue preferenze le porta a casa, Nardella a Firenze, che ha determinato un po' la debacle invece, di Renzi,
Gori in Lombardia, insomma, sono tutte persone note al grande pubblico e che quindi attirano preferenze, insomma, e questo è importante. Poi abbiamo invece la vera e propria debacle del Movimento 5 Stelle, ma lì direi che era una cosa abbastanza prevedibile. Proprio per il motivo che ho detto del successo del Partito Democratico è l'insuccesso del Movimento 5 Stelle, perché, ripeto, se chiedevamo a delle persone così quali esponenti del Partito Democratico erano in lista per queste elezioni europee, molti avrebbero saputo rispondere. Se invece chiediamo a delle persone quali erano le persone in lista del Movimento 5 Stelle, la maggior parte non le conosceva, cioè sono persone non conosciute mediaticamente al grande pubblico. In più sappiamo un po' appunto com'è il Movimento 5 Stelle, che è un movimento tipico italiano, quindi alle elezioni europee chiaramente soffre sempre, e da qui il risultato, diciamo, deludente. Direi che per quanto riguarda Forza Italia è stato un po' così, a mio avviso, il risultato è stato eccessivamente pubblicizzato dai media, nel senso che non hanno tenuto conto, non hanno tenuto debito conto che in questa tornata elettorale noi moderati, che appunto è una formazione, si è presentata assieme a Forza Italia. Se fosse accaduto questo già nelle elezioni politiche, già in quelle la Forza Italia avrebbe superato la Lega. Quindi diciamo che è stato un buon risultato per Forza Italia, ma non eccezionale, insomma. Da tenere presente che la Lega ha tenuto, diciamo, ma il motivo qua è molto chiaro, cioè il successo di Roberto Vannacci. Se non ci fosse stato quel successo, molto probabilmente per la Lega anche queste elezioni si sarebbero rivelate, insomma, un flop. Un flop che invece a sorpresa, ecco, se Asia, se mi domandavi, se mi chiedevi qual era la maggiore sorpresa di queste elezioni, ti avrei risposto non tanto il buon successo, diciamo, di Alleanza Verdi e Sinistra, quanto invece il flop che ha avuto Stati Uniti d'Europa, che tutti i sondaggi davano sopra il 4%, quindi insomma che portava i suoi europarlamentari. Ed invece è stato sotto il 4%, così come l'Azione, il partito di Calenda, ma lì era già un po' più prevedibile. Invece veramente un fulmine a ciel sereno il fatto che Stati Uniti d'Europa, che ricordiamo era la sigla sotto la quale si sono presentati Italia Viva di Renzi e Più Europa di Emma Bonino. Insomma, se facciamo la somma dei due partiti, eravamo abbondantemente sopra il 4%. Quindi questo 3,8%, secondo me, è stato il risultato più difficilmente pronosticabile. Ecco. Per questo. Comunque, questa è un po' la disamina su quello che è accaduto in Italia con il voto delle europee. Direi una disamina perfetta e assolutamente in linea con quanto effettivamente è uscito dalle urne e condivido sicuramente la necessità di puntare su figure mediaticamente rilevanti, già note al grande pubblico. L'opinione pubblica deve farsi un'idea, ma chi più appare in qualche modo, chi anche solo per nome ha già
cosa si è fatto conoscere, più avrà un seguito, attecchisce tra la gente. E in questo senso, così mi rifaccio anche a una tua considerazione, Vannacci per la Lega è stato sicuramente vincente, una scelta azzeccata per il Carroccio, che ha visto alcuni dei suoi in qualche modo allontanarsi, penso un po' al diverbio con Umberto Bossi, ma che ha visto effettivamente un trionfo del generale Vannacci. Quindi io volevo chiedere a te un po' cosa pensassi della questione, visto che Vannacci è stato ampiamente dibattuto, chiacchierato, anche criticato. E quindi ecco, ora cosa aspettarsi? Perché secondo te gran parte dei voti di chi ha scelto la Lega è ricaduta proprio su Vannacci? Beh, Asia, obiettivamente, come hai giustamente sottolineato tu, obiettivamente è stata una mossa azzeccata da parte di Salvini. Una mossa, lo chiarisco, non del tutto scontata, perché sappiamo che generale Vannacci non è stato molto, cioè accolto, diciamo, con tutti gli onori appunto, dai rappresentanti, insomma, dei partiti. Anche alcuni governatori non hanno, insomma, non sono rimasti entusiasti per quella candidatura. Poi però abbiamo visto che ha avuto ragione Salvini, perché se non arrivavano quei voti lì per la Lega sarebbe stato veramente difficile. Quindi adesso la cosa è veramente interessante, nel senso che la crisi della Lega, bisogna vedere se con queste elezioni c'è stato un argine a questa crisi, quindi da qui in poi la Lega possa riprendere, insomma, perlomeno risalire, arrivare perlomeno alla doppia cifra. Ecco, non, chiaramente l'exploit che aveva avuto 5 anni fa alle europee, dove aveva preso più del 30%, è irripetibile quel momento, però arrivare perlomeno alla doppia cifra è un obiettivo che la Lega si deve porre. Però, allora, la grande novità è Vannacci, cioè la grande novità non è, faccio un esempio, io sai che parlo dal Veneto, ma per esempio non è Zaia, la grande novità è Vannacci. Quindi adesso bisogna capire, ovviamente lui è stato eletto eurodeputato, quindi andrà a Bruxelles, ma resterà a Bruxelles per sempre oppure verrà richiamato in Italia, perché comunque, appunto, visto il successo personale che ha avuto, forse alla Lega fa più comodo avere Vannacci in Italia. Cioè, non voglio dire che Vannacci è diventato un problema per la Lega, però bisogna capire adesso qual è il suo ruolo. Cioè, avesse avuto 10-20 mila preferenze, dato che sappiamo, insomma, comunque che è una persona che mediaticamente era conosciuta, ma avesse avuto 10-20 mila preferenze, va bene, Vannacci è stato eletto in Europa, va in Europarlamento. Dopo qualche mese o forse anche meno, ci eravamo dimenticati di Vannacci. Ma non ha preso 10-20 mila preferenze, ha preso 500 mila preferenze. Quindi a questo punto qua bisogna capire che ruolo potrà avere nella Lega, perché, diciamo, in questo calo che ha avuto la Lega negli ultimi anni, diciamo negli ultimi 5 anni, si è messa in discussione persino la leadership di Salvini. Non si è arrivati a parlare espressamente di un cambio al vertice della Lega, ma perché nessuno si era candidato a prendere il posto di Salvini, e forse nessuno aveva neanche, diciamo, le qualità per prendere appunto il posto di Salvini. Adesso con Vannacci così popolare,
insomma, è stato fondamentale, ma è anche, cioè potrebbe diventare, o meglio, ecco, non diciamo che sarà senz'altro, potrebbe diventare anche un problema, perché sappiamo anche, l'ultima cosa, ma cosa importante, che noi adesso continuiamo a dire vannacci Lega, vannacci Lega, vannacci Lega, ma nella realtà è stato detto più volte che Vannacci era stato candidato all'interno della Lega Nord, ma come indipendente. Per cui se domani, voglio dire, c'è da prendere una decisione politica, Vannacci potrebbe anche prendere una posizione diversa rispetto a quella del partito. E questo ovviamente potrebbe creare polemiche, ma sono tutte cose che vedremo nei prossimi mesi. Insomma, capiremo quale sarà il futuro della Lega con Vannacci, ripeto, ma indipendente, non schierato al 100% con il partito. Ti ringrazio Giancarlo per questa osservazione perché insomma anche quest'ultimo spunto è probabilmente non noto ai più o quantomeno da molti dimenticato perché ormai di Vannacci si sente parlare più per le polemiche che lo accompagnano e non tanto per il suo storico politico anche e quindi questa ventata più indipendente e quindi slegata dal partito può segnare una svolta e come dicevi magari rivelarsi un problema per la Lega. Ovviamente sono tutte previsioni, tempo al tempo, però è un'osservazione giusta da portare sul tavolo. E per uscire invece dall'Italia, perché so, abbiamo fatto tra i vari partiti poi la figura di Vannacci, che è probabilmente la più chiacchierata di queste elezioni, abbiamo effettivamente detto tutto quello che si poteva dire. Ma vorrei ora soffermarmi proprio sul quadro europeo. Hai giustamente sottolineato la necessità di evidenziare il terremoto politico del vecchio continente dell'Unione Europea, sicuramente c'è da dire del Belgio e di queste dimissioni in qualche modo eclatanti, simboliche, ma anche un po' scenografiche, perché insomma questo pianto, queste lacrime lasciano un segno, ma sicuramente in termini di potenza, quanto è successo a Macron e a Scholz una certa visibilità anche mediatica. Ecco, io ti dicevo inizialmente, due superpotenze che si dimostrano fragili. È così, secondo te, cosa dovrebbero fare? Come dovrebbero comportarsi? Da un lato Macron insomma, ha fatto una sorta di mea culpa, pur avendo poi detto che tanto non si dimette, dall'altro Scholz neppure pensa, neppure tiene in considerazione l'ipotesi di elezioni anticipate. Chiaramente il peso di Francia e Germania all'interno dell'Europa è ben diverso rispetto a quello del Belgio, certo. No, io ho sottolineato la questione Belgio perché lì è veramente caduto il governo, mentre, come hai detto correttamente, in Germania non se ne parla nemmeno. Scholz continua, nonostante l'impopolarità, ma continua a essere il cancelliere. E Macron, come hai detto giustamente, ma ribadiamolo perché magari qualcuno può aver frainteso, Macron rimane il presidente della Francia e ricordiamo che il presidente in Francia ha grande potere. Le nuove elezioni che lui ha indetto sono per la nuova Assemblea Nazionale, che è il Parlamento. Non voglio dire che in Parlamento in Francia non conti nulla, ma certamente il presidente è la persona che conta di più. Adesso vedremo come andranno quelle elezioni lì in Francia. Se dovesse confermarsi una grande vittoria per la destra di Le Pen, cioè il partito Rassemblement National di Marine Le Pen e di Bardella, perché sappiamo che il candidato premier per quel partito sarà questo ragazzo, perché
Non posso che chiamarlo così, avrà solo qualche anno più di te, Asia, quindi è incredibile che venga dato un incarico per una, appunto, di così tale importanza, insomma, a una persona così giovane che chiaramente non può avere esperienza, cioè soltanto 10 anni fa, non dico fosse un bambino, ma quasi, un adolescente quasi. Quindi è un po', cioè stiamo a vedere come andranno queste elezioni in Francia. Detto questo, invece, ritengo importante capire cosa succederà in Europa più che nei singoli paesi, cioè come sarà il governo dell'Unione Europea. Ovviamente, quando parlo del governo dell'Unione Europea, intendo dire da chi sarà guidata la Commissione Europea. Allora, noi sappiamo che oggi, nel senso fino alle scorse elezioni, fino a queste elezioni, il governo europeo era sostenuto da 3 formazioni politiche. La più grande, il PPE, cioè il Partito Popolare Europeo, quello, diciamo, nel quale la parte del leone la fa la CDU tedesca, l'ex, cioè la, non l'ex, la, il partito della Merkel, tanto per intenderci. Poi il PSE, cioè i Partiti Socialisti Europei, quale per esempio fa parte il nostro Partito Democratico. E diciamo che il Partito Popolare Europeo addirittura ha aumentato i suoi europarlamentari. Il Partito Socialista sostanzialmente ha mantenuto quello che è venuto a mancare, questa terza gamba, che noi chiamavamo liberali, vabbè, chiamiamoli liberali tanto per dargli un nome, ma insomma erano sostenuti in particolare dal partito di Macron, che invece è collassato. A parte che in Italia a sostenere quella formazione politica c'erano Renzi e Calenda, che a loro volta sono collassati. Quindi è quella parte che è venuta un po' meno, diciamo che era la parte meno consistente, però è quella che ha avuto il peggior risultato da queste elezioni. Tuttavia, pur avendo ottenuto questo risultato così deludente per quanto riguarda i liberali, quella maggioranza c'è ancora. Il problema qual è? Il problema è quelli che noi in Italia, con termine ormai così a parecchi anni, a qualche decina d'anni, chiamiamo franchi tiratori. Cioè persone che ufficialmente dovrebbero votare appunto seguendo le direttive del partito e invece votano in maniera differente. Allora, per avere il nuovo presidente della Commissione europea, noi sappiamo che la candidata principale rimane la Ursula von der Leyen, però il nome che verrà così proposto viene proposto dal Consiglio europeo. Quindi il Consiglio europeo è quello formato dai capi di Stato e di governo. Chiaramente per i risultati è molto probabile che il nome che verrà proposto sarà sempre il nome di una persona della CDU, ma potrebbe anche non essere Ursula von der Leyen, che ha lasciato, insomma, qualche perplessità la sua conduzione in questi 5 anni. Quindi questa, che sarà ancora più o meno la stessa maggioranza, direi che è abbastanza scontato. Non è scontato, a mio avviso, che a guidare questa maggioranza sia Ursula von der Leyen, magari il presidente del Partito Popolare Europeo, cioè il segretario, diciamo, del Partito Popolare Europeo, che è il tedesco Weber, magari potrebbe, insomma, vantare anche lui la possibilità di guidare la nuova Commissione Europea. Stiamo a vedere, però, ecco. Questa avanzata delle destre, come hai detto tu, è stata una grande avanzata, evidentemente,
però non è stata sufficiente a scardinare questa maggioranza. Ora bisogna vedere se questa maggioranza riesce a rinsaldarsi oppure se le crepe che ha creato questo voto invece porteranno a delle novità, perché adesso io non le prevedo, ma potrebbero naturalmente esserci delle novità clamorose, e in quel caso ovviamente sarebbe scombussolato tutta la nuova formazione europea, insomma, la nuova Commissione europea. Stiamo a vedere, insomma. E in effetti, insomma, già di maggioranza Ursula si parla perché sì, lo hai ricordato perfettamente, comunque le forze politiche che hanno sostenuto finora Ursula von der Leyen e la sua commissione hanno ancora avuto la maggioranza e in attesa di eventuali novità, qualora effettivamente le crepe create dalle elezioni europee 2024 dovessero rimescolare le carte in tavola, magari qualcosa cambierà, ma nell'attesa queste forze vengono confermate. Vedremo se effettivamente poi sarà di nuovo Ursula von der Leyen a capo o se insomma ci sarà un nuovo nome che prenderà il suo posto. Ma ecco, per concludere, volevo sottoporti uno spunto, perché giustamente dicevi, è vero, la destra, le destre in Europa hanno fatto dei grandi passi in avanti, comunque ci sono queste forze liberali o insomma facsimile che mantengono il primato e quindi insomma l'avanzata della destra è in qualche modo relativa. Però se penso alla Germania e al fatto che dalla seconda guerra mondiale all'indomani del conflitto ha fatto della marginalizzazione di qualsiasi sentimento nostalgico verso il nazismo un punto chiave del suo governo, un punto chiave della sua democrazia. Ecco, oggigiorno il risultato è quindi in qualche modo sconvolgente, secondo te, cioè aver visto l'affermarsi non solo diciamo, di una fazione democristiana, ma anche dell'ultradestra, può intimorire l'Unione Europea, Germania, ma non solo, in Ungheria era praticamente ovvio che Orban avesse la meglio, in Austria comunque c'è stato un trionfo della destra. Ecco, secondo te, visto che si parla tanto di democrazia, è una parola che spesso viene usata anche in maniera impropria, talvolta se ne abusa, ecco, è davvero a rischio? Direi assolutamente no, nel senso che non vedo rischi dal punto di vista democratico. Allora, hai detto giustamente, e questo va sottolineato nuovamente, che questa avanzata delle destre è stata un'avanzata in tutta Europa, cioè. Abbiamo visto Le Pen in Francia, vediamo AfD in Germania, ma primo partito in Austria, l'FPÖ, e così anche a Vox in Spagna. Da noi la Meloni, che appunto avrebbe dovuto, secondo prassi, perdere dei voti, non li ha persi. Quindi hai ribadito Orban in Ungheria, quindi effettivamente questo vento di destra c'è, ma perché molti si scagliano contro l'AfD? Perché l'AfD è Germania, cioè obiettivamente, come noi abbiamo iniziato così. Questa chiacchierata, e io ho sottolineato le dimissioni del primo ministro belga. Ma nella realtà, appunto, dobbiamo anche, insomma, dare il giusto peso alle giuste cose. Ciò che succede in Germania ha un altro peso rispetto a quel che succede in Belgio, eccetera, così. Quindi, obiettivamente, l'AfD, cioè Alternative für Deutschland, è guardato con molta apprensione, ma è guardato con molta apprensione perché è un partito estremamente, o almeno insomma a parole, poi vediamo, eurocritico. Cioè hanno detto più volte che loro al governo vorrebbero perlomeno intavolare una discussione
sull'Unione Europea. Cioè, ci si può comunque trovare attorno a un tavolo tutti e stabilire che questa Unione Europea non ha funzionato in questi 25 anni ed è bene per tutti senza creare sconvolgimenti, ma è bene per tutti sedersi attorno a un tavolo e cominciare a discutere se è forse, non dico necessario, ma opportuno arrivare, insomma, a tornare ai nostri stati nazionali. D'altronde ci sono anche dei segnali in tal senso che arrivano anche dagli Stati Uniti d'America, perché è una cosa adesso che mediaticamente non è stata messa in grande rilievo, ma sapete che ultimamente questa Unione Europea ha parlato molto della difesa comune e quindi di un esercito europeo. Ebbene, è passato sotto silenzio, o comunque insomma non ha avuto tanta rilevanza mediatica, il fatto che gli Stati Uniti abbiano risposto in maniera abbastanza perentoria, dicendo che non c'è la necessità di un esercito europeo perché esiste già la NATO. Insomma, è un segnale chiaro, cioè che anche prima dell'Unione Europea noi eravamo, ogni paese aveva la sovranità nel proprio paese, nessuno aveva ceduto sovranità come con l'euro, per esempio, però c'era già una difesa comune che era la NATO, quindi non è che dobbiamo fare gli Stati Uniti d'Europa per avere una difesa comune. La difesa comune ce l'abbiamo già. Quindi, insomma, queste sono argomenti che andrebbero trattati a lungo. Diciamo che quello che è accaduto in queste elezioni è un qualche cosa di rilevante. Non è stato proprio uno sconvolgimento totale, però è arrivato dagli elettori un segnale, direi, chiaro e inequivocabile. Certo, Giancarlo, in effetti, come dicevamo inizialmente, sono state elezioni libere, quindi ognuno ha espresso liberamente e con coscienza la propria preferenza e senz'altro un segnale chiaro e inequivocabile. Questo è indubbio, senz'altro una ventata differente c'è. Io ti ringrazio come sempre per la disponibilità, per le tue analisi attente e al passo con i tempi e ti do appuntamento al nostro prossimo incontro. Grazie a te, Asia, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori.